Questo è il mio nuovo casco. E adesso unboxing. La forbice. Raga, è una vita che aspetto questo pacco. Quest'anno veramente è l'anno delle aspettative. Però ragazzi, qua attenzione, c'è anche un po' di robettina nuova. Guardate qua, calzini. E ovviamente, come possono non mancare, guanti nuovi e magliette. Tutte robe ovviamente di Fornab. Il casco l'ha realizzato il ragazzo che c'è dietro tutto anche questo, che è Federico di Forn. Grazie mille Fede, fatemi aprire questo casco perché non sto più nella pelle, ragazzi. Vabbè, vabbè raga, ciao. Cioè no, non avete capito che casco ha fatto Fede. Ragazzi, non posso svelarvelo subito, giusto? Dopo la sigla, ragazzi, vi mostrerò questa opera d'arte. Sigla. Ragazzi, eccoci qua, siamo a Mottolino. Toto. Guarda qua, ma cosa c'è in testa, bello? Grigio? Ma che bello! La Madonna, del Luna Park. Guarda dietro, guarda dietro. Guarda dietro, com'è? È prepotente, personalizzata a peso. Ma è il logo ufficiale questo? No, è la sua bici però, quella che c'è nel logo. Nel logo c'è la mia bici, hai detto? Spoiler! Eccoci ragazzi, Madonna che bordello come al solito. Allora, cosa dici di quello che vedi? È bellissimo. Madonna mia che colore, oh. Guarda dietro. Madonna mia, no, bravo. Cioè il tutto il video è incentrato sul casco, non è incentrato sul riding, eccetera. Dammi tre parole per descriverlo. Lento, pesante. Userei variopinto, aggressività probabilmente, autentico. State vloggando? Sei qua per la promozione. No, niente promozioni. Torquato Testa qui a Livigno, non dirmi che anche tu hai usufruito del Bike Pass Free. No, niente promozioni. No, no, non ho usufruito del Bike Pass Free perché gentilmente il Mottolino mi ha offerto il Bike Pass. Grazie. Dai, mi dai il microfono e io ti faccio l'intervista. Va bene. Allora ragazzi, questo è il mio nuovo casco. Dammi tre parole per descriverlo. Dammi tre parole. Dare indizi. Brillante. Innovativo. Innovativo. Tricolore. Tricolore. Bene ragazzi, è tutto da Telemonteneve, giusto? Ridiamo la linea loro. Ciao. Ciao. Ragazzi, ma quanta gente c'è in area jump? Figa, Milano. Nuove curve qua. Oh shit, è un salto. Non l'ho preso. Bello, sto facendo una linea nuova qua, raga. Voglio. È arrivato Ciruzzo. Ah, hanno allungato il pianetto. Oh shit, non girava. Ciao Jakub. Cazzo di cazzo. Vuoi vedere? Voglio anch'io. Andiamo a saltare in due sui panettoni. Vai, 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 vai. Guarda il casco, Jessica. Oddio, ma riflette un sacco, è troppo bello. Quando ti vuoi truccare, sei lì. Mi metto lì. Grigio, adesso partiamo, andiamo avanti, facciamo un tappo che... Mi fermo. Andiamo di qua, tutti dietro! Mezza, la coda del traffico non me la dava. No, ce l'ho, faccio super Franny. Faccio così. Non mi hai detto niente, guarda. Che zarrata, figa. Guarda dietro. Bella questa. Dietro? No, davanti. Davanti c'è brutto. Oh, un tagliatore. Buttiamoci dentro. Dentro, dentro. Un altro tagliatore. Cioè, tu vorresti sorpassarmi così? No, adesso ti sorpasso io. Ci sono. Bastardo, ritagliato. Non mi sfuggi. No, bastardo. Non mi scappi! No, bastardo, sei matto! Sono qua! Arriva! È qua! È qua! No! Bastardo!
È stata una dura lotta, ma mi è piaciuto. Togliene Kiko! Spendi sempre questa curva maledetta! Madonna! Io ero già giù dalla bici! Ero già giù! Ero già per terra! Il fiato! Il fiato qua! Lo vendono? Dov'è che lo vendono? Terapia intensiva, Penny! Non devo far vedere il casco. Non aveva senso, raga, non sapete che cosa avete visto. Non lo sapete neanche voi. In tutto ciò, casco nuovo, party lap, siamo quasi in chiusura del motorino. E il Penny mi chiede: ma Alboreto dov'è? Dai. No, dovete andare, esatto, in direct su Instagram e scrivergli: Alboreto, vai a girare con Toto. Così impara a non venire. Dobbiamo dargli fastidio, ragazzi. Come vedete alle mie spalle, siamo in area jump con le dirt. E guardate la cosa figa, la bandiera è ferma. Non c'è vento, siamo pronti a farci una bella session con la bici da dirt, a fare un bel po' di trick. Ma ragazzi, non ve l'ho fatto vedere, vi ho fatto arrivare fino a questo punto del video per farvi vedere le reazioni delle persone che vedevano il casco. E adesso ragazzi, finalmente vi posso presentare il mio nuovo Bluegrass Legit Carbon. Spendiamo due parole su questa opera d'arte, perché a sto giro veramente non ho nulla da dire, è veramente una bomba. Da ringraziare per il lavoro Federico di Forn. Ragazzi, vi lascio sempre il link in descrizione, sia di Bluegrass per vedere il casco, sia di Fornab. Cosa dire, non lo so, io ho contattato Federico, il ragazzo che ha creato Fornab. In passato faceva proprio aerografia con i caschi. Ho detto: cavolo, però ci sarebbe se facessimo un bel casco, che tu hai delle belle idee. Alla fine ho detto: va bene, dai. Mi ha chiesto cosa volevo. Io non volevo fare un casco troppo acceso, perché comunque il colore scuro mi piace, ma volevo qualcosa che si vedesse, qualcosa per dire sono io, cioè quando giro quello è Toto. Quindi abbiamo scelto questo colore camaleontico, che vedete ha diverse sfumature, dall'azzurro, blu, viola, verde, veramente prende un sacco di colore a seconda delle condizioni di luce. Non so se avete notato, per niente avete visto che c'è una texture sulla vernice che sembra, non è proprio marmo, che praticamente ha realizzato, voi riderete, ma col domopack, tecnica che si fa con la pellicola trasparente, si accartoccia e dà proprio questo effetto. Ragazzi, dietro, se avete visto, c'è un logo, c'è su la mia bici, tra l'altro proprio la mia bici personalizzata con gli stessi colori, il Monza Pizza Bike Park, e il logo di YouTube, che è praticamente tutto quello che mi rappresenta sulla bici in questo momento. Il logo è stato realizzato da Oscar di XPuff Art. Mi raccomando, in descrizione c'è il suo profilo di Instagram se volete fare un giro sulla sua pagina. È un peccato caderci con questo casco, ragazzi, sarebbe da mettere in una teca e guardarlo tutto il giorno, però ragazzi, bisogna usarle le cose, bisogna usarle. Dai, proviamo a fare due salti con la dirt, no? Tricchiamo con la scodella, perché si vede meglio, soprattutto questo trick qua, tipo casual bar, così si vede molto meglio con la scodella, ma direi che è super good anche adesso. Finalmente ragazzi, provo a tricare un po' queste strutture del motorino con la bici da dirt. Non c'è vento e si può provare veramente. Ok, non vi nascondo che vorrei flipparlo. È un po' piccolo rispetto ai drop di solito del Crankworx, ma la cosa che spaventa di più non è tanto quello, ma è il fatto che non lo faccio da
dal Joyride dell'anno scorso. Dai Toto, ci siamo raga. Mauro! Occhio! Dai. Ok, non ho chiuso tutto però era un momento sending raga. Bene raga, siamo rimasti a girare fino a tardi in area jump. Adesso abbiamo fame, vogliamo andare a mangiare, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate tra l'altro di questo casco, se vi è piaciuto, se aveste messo qualcos'altro, un po' di idee eccetera. Ragazzi mi raccomando, cos'è che devono fare le persone? Iscriversi al questo canale subito. Iscrivetevi che è gratis, per favore, fate un grosso favore. Attivate la campanellina perché molte volte non arrivano le notifiche di YouTube. Lasciate un like e noi ci vediamo mai più. Mai più. No, ci vediamo domani dai. Ciao.